L'Open Government Partnership è un'iniziativa volontaria internazionale il cui scopo è assicurare gli impegni dei governi verso i loro cittadini nello sviluppo della trasparenza, nella lotta della corruzione, nell'aumentare la partecipazione dei cittadini e nel promuovere l'uso di nuove tecnologie per rafforzare la governance pubblica. Come si controlla che veramente le nazioni si impegnino in questo scopo? Ebbene, esiste un meccanismo indipendente di valutazione, l'Independent Reporting Mechanism, che pubblica per ogni nazione partecipante all'OGP un rapporto di medio termine e uno a conclusione del piano nazionale d'azione. I report prodotti dal meccanismo indipendente di valutazione hanno ovviamente lo scopo di monitorare lo stato di avanzamento delle azioni compiute del piano e dare conto su quanto si è fatto e su quanto ancora resta da fare. Ne parliamo con Lorenzo Segato, che ha curato la redazione del report sullo stato di attuazione del secondo piano d'azione OGP e che al momento è coinvolto sulla stesura del report sul terzo piano d'azione nazionale. Sentiamo. Come funziona il meccanismo indipendente di valutazione OGP e in che modo i rapporti prodotti dall'IRM rappresentano uno strumento di accountability sull'attuazione del piano d'azione nazionale? Il sistema di IRM, monitoraggio indipendente, è stato pensato fin dall'inizio da OGP per garantire credibilità al lavoro e all'azione dei governi. È un meccanismo completamente scollegato che si pone due obiettivi fondamentalmente: controllare lo sviluppo del piano e aiutare i governi nel raggiungimento degli obiettivi. Ci sono due report, uno dopo un anno e uno alla fine del secondo anno, quindi alla fine dell'action plan, che misurano lo sviluppo del piano e elaborano delle raccomandazioni, questo soprattutto alla fine del primo anno, quindi si vede dove è arrivato il piano e si danno dei consigli su come raggiungere gli obiettivi, mentre il secondo action plan va a misurare quelli che sono gli obiettivi raggiunti o mancati da ogni singolo governo. Chiaramente è un sistema che fornisce credibilità a tutto l'impianto OGP, ma aiuta anche il governo nel proprio impegno. Sapete che ogni governo disegna il suo piano, lo costruisce, quindi si prende la responsabilità di portarlo avanti e il sistema di monitoraggio è fatto apposta per controllare che quello che viene dichiarato venga poi fatto e quindi chiamare il governo rispetto dei propri impegni. Il rapporto di fine termine del secondo Action Plan italiano copre il periodo 2014-2016. Puoi dirci quali sono i principali risultati emersi e alla luce di questi ultimi, come si sta procedendo verso l'implementazione dell'attuale terzo Action Plan italiano 2016-2018? Ho partecipato con Andrea Menapace alla valutazione del secondo Action Plan italiano. E anticipo subito che sono coinvolto anche nel monitoraggio del terzo Action Plan. I piani sono ogni 2 anni, quindi il precedente era 2014-2016 e l'attuale è 2017-2018. Come è andato il piano precedente? Ma guardando ai meri numeri, alla fine il giudizio finale è che il piano ha raggiunto un obiettivo su 6. Quindi erano stati impostati 6 obiettivi del piano precedente, del secondo Action Plan. Era un piano che nasceva dall'esperienza del primo, che era stato forse un po' troppo ambizioso. Quindi il secondo piano era stato fatto in modo molto più pragmatico, più realistico, con degli obiettivi che potevano essere raggiunti facilmente e il coinvolgimento di fatto di 3 attori principali, che erano il Dipartimento della Funzione Pubblica, ANAC e AGI, dell'Autorità per il Digitale. Quindi un piano che fin dall'inizio era apparso un piano alla portata del governo, che si inseriva tra l'altro in una serie di in un percorso anche politico di riforme strutturali, quindi era un piano che aveva tutte le premesse perché fosse raggiunto. Come tutti i piani, è difficile disegnare all'inizio un percorso che dia garanzie di successo perché il piano d'azione deve portare a una trasformazione, a un cambiamento, quindi non posso mettere in piano d'azione qualcosa che sto già facendo, devo mettere qualcosa di nuovo. E spesso i piani si scontrano con le lentezze burocratiche e le difficoltà anche di implementazione tecnologica.
Quindi il secondo piano ha rappresentato in termini di risultato un conseguimento parziale perché di fatto l'unica azione è stata portata a termine che è il portale soldipubblici.it. Le altre però sono state messe in piedi, quello che non è stato raggiunto è stato inserito nel terzo piano d'azione. Il cambio di passo c'è stato sicuramente in passato con il dialogo con la società civile. L'open government è partecipazione. È governo insieme, quindi il coinvolgimento della società civile è fondamentale. Tra il primo e il secondo piano abbiamo assistito a un cambio di approccio, per cui il governo ha cercato il dialogo con la società civile, con gli esponenti, per costruire il piano. All'epoca era stato costruito un percorso che, diciamo, poteva essere anche più strutturato, ma che di fatto costituiva una prima collaborazione. Da quel percorso poi è nato quello che si chiama Open Government Forum, che era una delle raccomandazioni che abbiamo fatto alla fine del secondo Action Plan, cioè di costruire una specie di assemblea permanente di dialogo con la società civile. Quindi alla fine il piano è la prova di un commitment, di un impegno del governo che abbiamo rivisto anche nel terzo. Ovviamente il terzo è oggetto di valutazione, quindi non possiamo dire nulla di quello che abbiamo visto sinora. Però il terzo piano, che è consultabile sul sito, è un piano sicuramente più ambizioso perché ha molte più azioni, molti più soggetti coinvolti, quindi rappresenta un'ulteriore trasformazione. Abbiamo chiuso da poco lo studio per il midterm report, adesso è oggetto di revisione, quindi sarà pubblicato all'inizio dell'anno il risultato. Però quello che si può dire è che comunque l'impegno che è stato dimostrato nel precedente action plan è confermato anche in questo, con luci e ombre, ovviamente, come ogni piano che si rispetti. In che misura la crescente attenzione dei governi verso l'accountability e le nuove forme partecipate di gestione delle politiche pubbliche sta contribuendo al successo internazionale di Open Government Partnership? Credo che il successo di Open Government Partnership nasca da due fattori principali. Uno è la bellezza dell'idea, il fatto che i paesi si rendano aperti verso la società civile, verso i cittadini e vogliono essere più responsabili, vogliono aumentare la partecipazione, è un'idea che piace. Soprattutto in questo periodo storico dove credo un po' la crisi del rapporto cittadino-istituzione in molti paesi ha bisogno di nuovi spunti e di nuovi slanci. E questo è anche supportato dallo sviluppo tecnologico, dall'innovazione, per cui l'idea di essere sempre più connessi, sempre più digitali, sicuramente si inserisce bene dentro un progetto come Open Government Partnership. E è nato da una visione illuminata di governanti che hanno pensato che non si potesse essere autoreferenziali, ma si dovesse essere responsabili verso la cittadinanza, verso i cittadini. E un altro motivo di successo è, come hai anticipato, il fatto che OGP è un sistema organizzato, quindi per un paese è relativamente facile aderire, si è guidati in un percorso. Si dialoga con gli altri e di fatto è un sistema dove si prendono degli impegni che non hanno, diciamo, che rispondono a un desiderio, a un impegno dello Stato, ma non hanno poi sistemi sanzionatori oppure castighi nel caso non si riescano a raggiungere gli obiettivi. Quindi è un sistema premiale che può essere anche utilizzato per dimostrare che si sta facendo qualcosa. Che tutto sommato è anche vantaggioso, quindi la bellezza dell'idea e l'opportunità che offre dà sicuramente un'appetibilità al tema OGP, per cui molti paesi entrano e aderiscono. Anche OGP sta crescendo e sta maturando perché dall'idea alla realtà comunque bisogna costruire un sistema di controllo e bisogna fare in modo, per quanto possibile, che l'idea di partecipazione e di accountability si trasformi in una realtà concreta. E in particolare una cosa che sta emergendo molto forte da OGP
è un po' lo scollamento tra il livello nazionale e il livello locale, dove non c'è una politica forte del governo di tenere connesso tutto il paese, spesso ci sono istituzioni principali che magari corrono di più e si aprono, ma a livello locale resta un po' la difficoltà di aprirsi e di rendersi così trasparenti. Dall'altra parte, la grossa sfida che rimane, visto che i governi si stanno impegnando nell'open government, dall'altra parte servono dei cittadini maturi che si impegnino, perché non è sufficiente mettere a disposizione le informazioni, creare infrastrutture, ma ci vuole una cultura delle persone alla partecipazione, e questo devo dire che anche in Italia stiamo vedendo che strada da fare ce n'è parecchia, i soggetti che partecipano sono pochi, sono sempre gli stessi, e su questo sicuramente c'è un lavoro molto forte da fare, non da parte del governo, ma sicuramente da parte della società.